When I'm walking down the street, I call your name. Inside my head, I go insane. Don't you know that it's really making me crazy? Pronto intervento, eh? A proposito, dove avevamo lasciato i volontari dell'ambulanza? Certe notti, come dicevamo, certe notti a sirene spiegate, come va? Strada di rissa con coltello in giro. Io ho visto questo qua, grande grosso, ho avuto paura. Non esisterebbe il coraggio se non ci fosse la paura. Una notte su un'autoambulanza con i volontari della Croce Rossa Italiana in giro da un capo all'altro della città, dalle 7 alle 7, 12 ore in cui può succedere di tutto. È qua! Ti senti? Ti ricordi cosa è successo? Andrea soprannominato Cucciolo, Giuliana che tutti chiamano il colonnello, Elena la biondina, che emozione! Mario detto Rambo. Ecco i nostri compagni di viaggio. Il più piccolo ha 21 anni e fa l'università. Cucciolo, andiamo! Il più grande è 31 e di giorno lavora come impiegato. Il nostro viaggio comincia così. È una chiamata? Pronto, Garibaldi sulla Mattegazza per un'aggressione. Attendete la polizia, comunque che sta arrivando, eh? La nostra prima chiamata. Ragazzi, codice giallo, dovete essere seduti in giallo. Codice giallo cosa vuol dire? È un'urgenza? Codice giallo è un'emergenza. In questi casi qua voi andate, sapete che c'è qualcosa di grave, ma non sapete esattamente cosa troverete. Come vi comportate? Aspettiamo di arrivare sul luogo dell'evento e di vedere cosa succede. Se abbiamo una procedura... Seguire la procedura sembra un linguaggio da burocrati, ma è l'unico modo, ci spiegano, per non lasciarsi sopraffare delle emozioni. Uno dei volontari cerca su una mappa il tragitto più corto. Dai, vai che sta arrivando la pula. Ok, ci siamo. Inizia la corsa. Una gincana nel traffico tra le auto che non si spostano. Qua, giri a sinistra e poi ti dico io. Testa di cazzo, pa... Siamo sul posto. Non vedi chi sono, dov'è? Non vedo niente. Lo sai, forse è una delle cose. Sai che c'è un'aggressione, ma non sai dov'è, chi è, cosa succede. Don't move, don't. La barella, la corsa su per le scale. No. Ma cosa è successo? Venite, lo dico. All'inizio ci avevano detto che era un'aggressione, poi un suicidio, alla fine scopriamo che è una lite familiare. Un bianco, niente. Oh, wow, niente. Mi spicciato e qualcuno ha chiamato. Risaliamo sull'autoambulanza. I giovani preferiscono andare in discoteca, figurarsi il sabato sera, però anche qui viviamo delle emozioni forti. Andrea ha fame. Io devo andare a mangiare però. Ma non c'è tempo. Abbiamo fatto il tempo anche ad entrare in sede che c'è un'altra chiamata. Ma capita spesso così? Sempre. Una chiamata dopo l'altra, una sirena dopo l'altra. Qua ti fa male? Cosa? Potrebbe essere una costa inclinata, dimmi. Un immigrato che si sente male. E non riesce a respirare? Un'aggressione. Mario, prendi la bombola, va per favore. Una ragazza ubriaca davanti a una discoteca. Fa male? Dove schiaccio? Qua? Due drogati. Che succede? Due tossicodipendenti. Un infarto. Gorgogliava da edema. 12 interventi in 12 ore. L'alba sta per arrivare. Sono le 6 del mattino. Un ultimo sforzo, poi si smonta. Cosa ha detto? Codice giallo. No, non ci posso vedere. Pronto a ripartire. Si conferma. Non c'è alternativa. 7 meno un quarto, vedete, 13° intervento della notte. L'equipe è pronta a partire per l'ultimo servizio. Viva Lucignolo! Ciao ragazzi! Ah!